priorità è mandare a casa Berlusconi e il suo governo, quella è la priorità. Su questo non ci dividiamo. Dopo possiamo discutere, prima vogliamo l'elenco dei ministri che proporrà Monti e vogliamo sapere con quale programma chiederà la fiducia al Parlamento. Vogliamo un cambiamento in questo paese, vogliamo un governo che fino a marzo faccia le cose urgentissime per poter andare poi a marzo alle elezioni, però vogliamo le elezioni a marzo e scegliere noi, con le preferenze però questa volta. Posso chiedere semplicemente un commento a spingere verso il voto mentre non voi... Non commento quello che non ho detto, quindi... Ma perché, piano, perché continuano loro a spingere verso il voto e voi... Secondo lei, semplicemente no, ma troveremo l'unità di intenti, sicuramente. Se ne sto entrando, sono fermo. Andatevi a salutare, che merito. Dimissioni, dimissioni, dimissioni. A che ora siete arrivati voi qua? Alle 4. Sì. Alle 4. Con che sentimento? Sentimento che lui ci dimette. Lo vogliamo vedere con i nostri occhi, deve essere una cosa vera, visibile, non in televisione. E quello che ci sarà dopo vi spaventa, vi preoccupa? No, qualsiasi cosa arriverà dopo sarà sempre meglio di questo ventennio. Possiamo solo risalire. No, Io volevo vedere a lui. Ed ma... è qui ancora in attesa che sì, esca. Da stamattina, speriamo. Vabbè, l'ultima volta che ci rappresenta da questo palazzo quel signore. Fiori per lui e a boccia per noi. Lei è pronta a festeggiare, ma si immagina il futuro, diciamo. No, voglio immaginarmi oggi, poi domani ne parliamo, intanto oggi. Se dobbiamo adesso versare lacrime e sangue, lo dobbiamo proprio a Berlusconi che ha negato per anni la crisi. Ma lui dice che l'ha ereditata in qualche modo. Ma quale? 17 anni che sta al potere, da chi l'ha ereditata? Da Giolitti? C'è una cosa importante in questi ultimi 17 anni che lei però può riconoscere a quest'uomo? Non mi è mai piaciuto. La patente a punti. Né come... La patente, no, a punti. La patente a punti. Tra Montecitorio e Palazzo Chigi si è infoltito questo capannello nel corso del pomeriggio, ci sono giovani, anziani, popolo viola, addirittura lì le bandiere di Forza Nuova. In mezzo ci sono, vedi, i poliziotti in borghese che li hanno circondati e lentamente li stanno allontanando dal gruppetto di manifestanti. Voi siete da Perugia apposta? Perché mi voglio assicurare, cioè non mi fido di sta persona, mi voglio essere sicuro che si rimette, devo andare pure al Quirinale. Se lo seguirete, Quirinale, Palazzo Grazioli, certo. Tutto. Ma siete usciti da casa con l'idea di venire qui? Assolutamente. Ma non sì. Vedevamo l'ora di uscire da casa con l'idea di venire qui. Sono attimi di concitazione perché non si è capito se si è spostato Berlusconi o se sta ancora qui e intanto la gente urla, chiunque esca da Palazzo Chigi. Vergogna, mio padre fa gli straordinari per mandare avanti la mia famiglia. E voi andate a puttane! Vergogna! Ecco Berlusconi che lascia Palazzo Chigi per l'ultima volta. Sta andando a Palazzo Grazioli, dove ci sarà l'ufficio di presidenza del PDL. Sembra una liberazione, guardate la gente per strada che festeggia. Festeggia Berlusconi che lascia Palazzo Chigi e si va a dimettere. Guardate la gente, è incredibile il numero di persone scese in strada a festeggiare. Cioè una felicità in mente, ma non so cosa succederà dopo. E non la spaventa questa cosa, perché siamo in crisi, la politica è un po' smembrata. Sì, però chiunque sia, comunque sarà una politica normale, magari mediocre, ma normale. Noi siamo stati anormali. Onorevole, salve. Senza che si rifugia nella camionetta, questa volta possiamo chiederle. Non ho intenzione di parlare con lei, grazie. Perché? Con me, normale. Grazie, basta così. Perché non ho intenzione di parlare non con me? Non sono obbligato a parlare con lei. Ma le ho fatto qualcosa di male? No, non mi interessa parlare con lei. Perché? Basta, perché non mi interessa, le deve bastare. Le ho fatto qualcosa, c'è un deputato. Non voglio parlare con lei. Con me? Allora, se ne fa una cosa personale, onorevole Saracquadani. Sì, faccio una cosa personale, perché mi sta antipatico. Che le ho fatto? Perché le ho fatto le domande? Palazzo Grazioli.
dimettere al Quirinale. Mafioso, 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 mafioso. Pieno di tricolori, poi oggi per assurdo, siccome stanno rifacendo la facciata del Quirinale, lì la bandiera italiana non c'è, ma l'hanno portata quasi tutti oggi in piazza. Forse siamo in piazza a vedere un po' di dignità, il popolo italiano ritrova la propria dignità. Capelli suo, è lui. E finalmente l'Italia si è desta. Secondo lei questo significa da domani mattina tutto un altro paese? Cominciamo. Vi siete organizzati per venire qui a fare un concerto? Sono personale Alleluia. Appena lo vedrete uscire da qui? Esattamente. E lei è contentissimo, proprio ha un sorriso che la dice lunga. No, sono contento che va via il Ducione, come lo chiamo là. Volevano togliere il 25 aprile, ma da oggi di date di liberazione dell'Italia ce ne saranno due. Che succederà da domani? Ci sono molte aspettative. Intanto non ce l'abbiamo più dopo 14-18 anni di Berlusconi e siamo proprio colmi, non ce n'è più. Intanto per me è una liberazione. 12-11-2011, dimettiti, se non oggi quando? Bottiglie pure lei. Non c'è giornata migliore per stappare. È andata a comprarla apposta. Rigorosamente. Fa freddo ma lei non si muove da qui. Io ho mal di gola, nonostante questo sono venuto qui. Che importanza ha questa giornata? È enorme, io sono 20 anni che sono. Sono fatta vecchia a combatterlo, è per me che non ho vissuto la guerra, è veramente una liberazione come dopo la guerra. Alleluia, 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 che c'era una voglia di felicità un po' schiacciata e questa situazione ha fatto esplodere tutto. Lei vive qui come noi, si rende conto che la vita è quella che è, c'è una rabbia, una frustrazione, una violenza che ti sommerge, un giorno che si può gioire che non sia per la Roma, per la Lazio o per la Nazionale, uno lo fa. 17 anni in cui un nome era presente dovunque. E al di là del nome, insieme a questo nome, che cos'è che va via? Nulla purtroppo. Guarda quanta gente che arriva dal Quirinale, stanno tutti andando verso Palazzo Grazioli dove Berlusconi si è spostato con Letta.
esplodere.